Aldo Polisena, portavoce del comitato di base Cinque Fronti, è autore del saggio Storia della superstrada Ionio Tirreno. Ecco, in questi giorni questa strada è al centro dell'attenzione perché nei prossimi mesi sarà chiusa. Ecco, parliamo di questo libro, Aldo. Questo libro racconta la storia di questa strada, racconta la storia delle lotte, racconta tutte le vicende anche poco conosciute del perché è stata costruita e il modo come è stata costruita. Diciamolo subito, io lo dico anche nella prefazione del libro, che è del 2009. La strada, che è stata inaugurata nel 1989 dall'allora presidente dell'amministrazione provinciale dottor Vincenzo Gallizzi, era una strada che era già stata superata, diciamo, dai tempi, perché è una strada concepita negli anni 60. Noi dicevamo che bisognava intervenire, ma bisognava intervenire subito, soprattutto bisognava intervenire all'interno della galleria della Limina, 3 km 200 metri, dove ci sono infiltrazioni di acqua, dove ci sono continue interruzioni, dove tra l'altro quella galleria è molto pericolosa per gli utenti, per gli automobilisti, per i cittadini. Si sono verificati diversi incidenti e noi diciamo che dopo 40 anni forse questa strada va rivisto il progetto e va rivista il suo modo di esistere, perché noi questa strada, che era stata definita allora la strada dell'amore, è diventata la strada della morte. Ricordiamo che la strada della morte era la Lamezia-Catanzaro, che poi è stata raddoppiata in corsia, dove gli incidenti si sono limitati. Qui invece siamo su una strada dove non ci sono le corsie di sorpasso, dove non c'è la sicurezza. Non bastano. E di pochi giorni fa l'incidente mortale che ha coinvolto... L'incidente mortale, dove nello stesso tratto c'erano stati altri incidenti. Io voglio ricordare due ragazzi di Melicucco morti nel 2019. Non basta mettere l'autovelox. La ragazza di Torianova pure. La ragazza di Torianova, soprattutto quella ragazza che lavorava al centro commerciale, che ha destato molta amarezza nella gente. La gente è stanca di sentire queste notizie, per cui noi diciamo dopo 40 anni l'ANAS, il governo, la regione debbono intervenire immediatamente. Ecco, fatte storie di questa superstrada. Tu nel tuo romanzo che hai scritto diciamo che questa era un'opera che non si concludeva mai, anche perché l'Andrangheta aveva imposto i lavori. Ecco, addirittura si lavorava con i carabinieri, con la scorta dei carabinieri. Sì, allora diciamo che questa strada era prevista dalla Cassa del Mezzogiorno nel famoso progetto 22, che prevedeva la costruzione del quinto centro siderurgico a Gioia Tauro, il porto, la diga sul Metram e la superstrada Ionio Tirreno per i trasporti. Di tutto questo il quinto centro siderurgico non si è costruito, si è costruito il porto, per fortuna la diga ancora è ferma lì, la diga di Galatro, con i suoi 25 milioni di metri cubi d'acqua. Questa strada invece è stata aperta con un anno d'anticipo. È vero, all'inizio l'Andrangheta ha tentato con delle, io lo riporto nel mio libro, delle bombe che scoppiavano regolarmente la sera, sono intervenute le forze dell'ordine, però si è andata avanti. Ma si è andata avanti, dottore Tomarchio, perché? Perché c'è stata la volontà di una classe dirigente di allora, dei lavoratori di allora, dei cittadini di allora, che hanno spinto perché si aprisse. E questa strada è stata importante perché ha aperto veramente una porta di collegamento tra lo Ionio e il Tirreno. E noi non vogliamo che questa porta si chiude, perché quello che l'annuncio di luglio da parte del presidente Occhiuto, che avrebbe chiuso a gennaio la strada per 20 mesi, è un annuncio drammatico per gli operatori turistici della Ionica e della Tirrenica. Settore commerciale. Qui c'è molta gente che si reca a Reggio per lavorare, si reca a Catanzaro, tanta gente prende i treni a Rosanno della Ionica, ci sono ragazzi che vengono a studiare nella Piana della Ionica e così via. Noi diciamo che bisogna trovare una soluzione alternativa. Qual è la soluzione alternativa? Pensare a una strada che bypassi la galleria, cioè che permette i lavori in galleria, che va messa in sicurezza, siamo d'accordo, ma che non venga chiusa, e quindi la gente non deve andare, diciamo, per raggiungere la Ionica deve fare 50 km da Gioia Tauro la Gerace, oppure la strada provinciale 1, che tra l'altro non è che sia in buone condizioni.
o attraversare la Limina facendo la strada provinciale 5, quella che dalla Limina scende a Mammola. Non possono essere questi i percorsi alternativi, bisogna pensare a percorsi alternativi reali che permettono veramente un attraversamento sicuro e quindi dimezzare i tempi di percorrenza.